non ho il deca. Pongaur, ragazzi, perché dico sempre ragazzi, ragazzi? Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Non ho il caffè, deca, e quindi prenderemo il caffè normale. Voi sapete che io non prendo più il caffè normale per ovvi motivi che non vi andrò a dire subito adesso. Fatto sta, oh, per una volta potremo. Vediamo, vediamo. Comunque, oggi parliamo di cose normali, di cose serie. Oggi perché siamo insieme in un nuovo vlog, Cristiano? Impossibile, non li fai più i vlog. In realtà li faccio quando voglia, raga, quando bisogna fare delle cose diverse. Facciamo tutto. Dobbiamo fare shopping, o meglio, me lo merito e andiamo per negozi, però prima mi devo sistemare, mi devo lavare, devo fare tutto un casino. Allora, sto aspettando in realtà anche un pacco perché ieri notte, preso dallo sconforto, ho fatto un po' di shopping da Zara, ok? Zara online. E pagando la, come si dice, la consegna presto, mi dice che dovrebbe arrivare proprio oggi in un giorno. Quindi, boh, speriamo di farcela, così metto tutto in un video, così. Il fatto è che però oggi pomeriggio, e cioè tra pochissimo, dobbiamo andare in Monte Napoleone perché voglio fare un salto da Saint Laurent, che è da un po' di tempo che non ci vado. Ho già mandato il messaggio alla mia amica che ci lavora, lei c'è e quindi andrò da lei. Devo vedere un po' di cosine per comprare, anzi prima per provarmele, per guardare come mi stanno e tutto quanto, poi al massimo per comprarle, perché mi serviranno per una cosa che al momento non vi posso dire, ma fatemi asciugare i capelli e vi spiego. La più bella rosa diventa appassita. Ci dobbiamo anche muovere, raga, perché ho da registrare dei video e oggi è la giornata ideale. La smettessero di rompe tutto fuori, sarebbe ancora più perfetto. Comunque, vi stavo dicendo, ora mi sto preparando. Prima sgonfiamo un po' perché sto facendo sempre tardissimo in questi giorni. Vi stavo dicendo, raga, next trip in program, perché molto presto, ragazzi, ci saranno dei vlog in cui saremo in viaggio, perché tra pochissimi giorni, non vi dico ancora quando, perché ancora non ho l'email, ancora non ho i biglietti, ma stiamo programmando tutto. Dobbiamo fare un altro viaggio fuori porta e più precisamente dobbiamo riprendere l'aereo per andare fuori dall'Italia. È una cosa, così, non me l'aspettavo, ma mi è stato proposto una determinata cosa e ho accettato subito, ma che dico subito? Subitissimo, e quindi vi porterò con me. E quindi per questo motivo andiamo stasera, cioè oggi pomeriggio, tra poco, da Saint Laurent, perché siccome è un po' di tempo che faccio zapping prima di addormentarmi tra i vari siti di boutique, e lo so che avevo detto non comprerò niente mai più e tutte queste robe qua, ma le occasioni mi piovono addosso e quindi vanno prese, e quindi dobbiamo fare e crearci una specie di outfit per questo viaggio, ok? Capirete poi quando vi potrò dire, ma capite a me, è una cosa super importante. E ora aspetto un quarto d'ora così, faccio skincare, mi cambio, mi preparo. Poi mi ha scritto anche il mio amico Lello, che anche lui sta arrivando a Milano, quindi ci incontriamo, andrò insieme a lui e poi nulla, voi verrete con me.
Tra le altre cose, per autoconvincermi che mi merito questa giornata di shopping sfrenato, ma dove l'ho pantalone? Ma vedete, io, ma cosa ho a fa un armadio se tanto il mio armadio è qui, nella sedia? I don't know, però non ho i... Eccoli, i pantaloni. Insomma, stavo dicendo, per autoconvincermi di questo fatto... Ho lavorato tanto in questi mesi, in questi primi mesi del 2023, e quindi, siccome vi ho messo 800 miliardi di video su Chiara Ferragni, su tutta la sua faccenda, su tutto quello che ha fatto, che ha combinato, su tutto quello che esce su di lei, poi con queste uova di Pasqua penso di aver lavorato abbastanza bene quest'anno perché le abbiamo prese. Quasi tutte, praticamente. E poi, tra le altre cose, ho girato e ho fatto girare a Mark, poverino, tutti i centri commerciali, tutti i supermercati possibili, immaginabili. E quindi, siccome ci dobbiamo un po' ricaricare, come premio andiamo a vedere questo Saint Laurent per vedere qualcosina. Non devo spendere tanto, perché almeno questo me lo sono ripromesso. Però, insomma, voglio comprare tutte cose utili che mi serviranno poi per questo viaggio. E quindi oggi sì che è una bella giornata. Oh, mi hanno bloccato l'ascensore. Comunque, l'outfit è questo. Ora vediamo perché va sblocché da qualche parte. Comunque, partiamo. Bloccato al quarto piano perché non hanno chiuso queste porte maledette. Comunque, outfit di oggi total black. Spero di non morire di caldo. Partiamo, buttiamo anche la spazza. Meno male c'è il sole oggi, un po' di ventino, quindi ho fatto bene, però c'è il sole. No! Aspettiamo. Iniziamo a vedere, ovviamente in anticipo, perché l'altro macchina non trova parcheggio. Perché si ostina a venire in macchina, non lo sappiamo. Che vento! Mega cartellone, Louis Vuitton. Ma ci siamo, sempre rinascente, ma quanto è bellino questo negozietto nuovo! Super! Mi spiegate perché quando esco mi viene l'ansia e mi sembra di star male, non ce la fo. Arrivé! Finally! Sto facendo tutto, tutto. Un po' di shopping. Raga, in questi camerini mi viene il mal di mare. Oioi, ci sono solo io, mille volte. Morto. Mi piace. Un po' il negozio. Ciao Lello. Bella quella. E in realtà mi piacevano anche quelle scarpine. Oh, basta. Queste carine. No, sono nere. No, le voglio tutte bianche, tipo così. Però questa quanto è bella. A regola dovrei aver scelto tutto, 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 però non si sa. Vabbè, facciamo finta che la roba sia stata gratis e ora mi faccio preparare i sacchettini e poi vi faccio vedere tutti. Ok, direi che uno Starbucksino ce lo siamo meritati ora. Caramel Macchiari! E qui ci sono tutti i miei sacchettini. Casa! Vi faccio vedere tutto, preparo tutto. Scusate che non ho fatto il classico video in ascensore, ma l'ho condiviso con una coppia carini, una coppia di anzianini che conoscevano Saint Laurent. Quindi abbiamo iniziato a parlare di Saint Laurent, di come era un genio, di come era bravo lui e... Adesso, cosa dobbiamo fare? Mi lavo le mani velocissimamente, faccio pipì, posiziono tutto lì per farvi l'unboxing di tutte le cose che ho preso da Saint Laurent. Poi mi è arrivato un messaggio su WhatsApp da Zara, cioè da quello che faceva le spedizioni per Zara, e loro arrivano dalle 7 in poi, quindi abbiamo tutto il tempo per andare al Carrefour a prenderci qualcosa da mangiare, perché se no non ceniamo. Eccoci qua! Ushers, pronto per fare l'unboxing di tutto il mio shopping di oggi. Terapeutico e soprattutto meritato. Scusate, ma c'ho il segno degli occhiali. Fatto sta che
abbiamo qua non una, non due, ma ben tre sacchetton, e inizierei ad aprirli tutti, iniziando da quello piccolino, anche perché non so dove mi hanno messo le cose. Ok, qua ce ne sono due, e prima cosa in assoluto che ho comprato oggi sono questi occhiali, raga, perché li ho trovati ieri notte sul sito, sono della nuova collezione, mi piacciono tantissimo, sono andato a provarli, ho detto ok, sono miei. Mi piace anche, devo dire, la confession, è molto carina la custodia, e gli occhiali alla fine che ho scelto sono questi qua, raghi, neri, da sole, classici, con l'asta così, tranquilla, un po' spessa, però boh, ci volevano, ok? Perché comunque adesso sto usando sempre quelli di Versace e sono così. Belli, oh, non so perché ho questa luce, fatto sta che, eccoli qua, belli, mi sembrano molto adatti e mi sono piaciuti tanto, fin dalla prima volta che li ho visti e sì, ok, mi è piaciuto, super super super, questo è il mio primo acquisto di oggi, di Saint Laurent, ovviamente all'interno c'è anche il pannettino, bella, bella la confezione. Mi piace abbastanza, sì. Carina, super bella, ok? Bella, che si chiude così con la calamita. Bella, bella, bella. Fatemi sapere ovviamente se vi piacciono i miei acquisti oppure no. Poi, seconda cosa, abbiamo qui... Cosa c'è qui dentro? Non lo so, non me lo ricordo ovviamente, ma lo scopriamo insieme perché ho preso... Ah, ok, ok. C'è una cintura, ragazzi, e, non una cintura qualsiasi, ma una cinturina fine, fine, fine. Infatti è tipo finissima così, in questo modo. Ma perché ho voluto prendere questa e più precisamente con l'hardware oro e poi la chiusura è normale, c'è il simbolo di Yves Saint Laurent qua... l'ho presa perché l'ho pensata con l'outfit che porterò all'evento. Ora, appena mi arriveranno anche le altre cose stasera, vi farò vedere tutto, facciamo anche l'unboxing di quello e ce li proveremo. Ovviamente io ho pensato tutto nella mia mente, sicuramente quando proverò il tutto messo insieme non mi piacerà, però speriamo. Fatto sta che questa... è una, ora vi dico la taglia perché è stato un casino provarmi le taglie di, delle cinture di Saint Laurent, perché io ho la 95 di solito, solo che la 95 mi stava troppo larga, allora abbiamo provato la 85, ma l'85 mi stava stretta, abbiamo provato la 90, questa dovrebbe essere una 90, infatti è una 90, chissà. Boh, non lo so, però piccolina così, fine così, mi piace, non ce l'avevo, l'ho scelta con l'hardware oro, la volevo con l'hardware oro perché di quello con l'hardware argento ho quella di Ferragamo che sto usando praticamente quasi tutti i giorni, e poi l'ho scelta piccolina perché non ce l'avevo, raga, semplicemente per quello, e soprattutto perché mi sembra un po' più, come dire, elegante, ok? Ora sto cercando di rimettere tutto al suo posto perché poi ci farò l'unboxing anche sull'altro social. Fatto sta che questi sono i miei primi due acquisti di oggi di Saint Laurent. Adesso andiamo a questo, che se tanto mi dà tanto... Sì, ok, questo è un capo da vestiario e semplicemente è una t-shirt, ve lo dico subito, perché mi servirà poi da mettere sotto il blazer, ok? Perché voglio fare una cosa un po' elegante ma al tempo stesso un po' sportiva, un po' classica, e quindi avevo pensato a questa t-shirt, che è una t-shirt normale bianca. L'unica cosa, non ve la apro, ma tanto l'apriremo dopo, è che ha piccolino la scritta Saint Laurent proprio qua, al centro del petto, dove io ho il buco, tra le altre cose. E la volevo bianca, c'era anche nera, ma mi serviva assolutissimamente bianca, perché poi, come sempre, come vi ripeto un'altra volta, vi farò vedere il tutto. Ma, raga, io ho lasciato il pezzo
migliore in fondo, perché non poteva mancare una borsa, ok? E quindi, in realtà, eccoci qua. L'ultimo sacchetto è questo. In realtà, vi stavo dicendo, io volevo... ero partito per prendere solo questa. È già una settimana e mezzo che ce l'ho in mente di prenderla. L'unica cosa è che poi, arrivatami questa notizia che devo andare a Parigi molto presto e molto presto scoprirete tutto, ci ho creato un outfit partendo da questa borsa e andiamola subito, ma che dico subito, subitissimo, ad aprirla. È piccolissima, ragazzi, come ben potete vedere non è una borsa normale alle quali vi ho abituato fino a questo momento. Andiamola ad aprire, oh mamma, com'è bello Saint Laurent, mi sto innamorando sempre di più. Wow, c'è anche la sua dust bag, bellina così. Ho preso questa pochette, questa clutch, ragazzi, in pelle nera, ovviamente. Poi qui ci toglieremo anche il suo... si può togliere? Sì, ok. Eccola qua, ragazzi. Tranquilla, normale, piccolina, super fine, ma io la volevo così, perché... ho scelto questa. Ho scelto questa perché ad ogni evento a cui vado o a cui sono sempre andato, mi sono reso conto che non ho delle borse così fatte a pochette, fatte a pace, insomma, a mano. E quindi andavo sempre con queste tracolle e decidevo di andare con una borsa. E mi sembrava un po' brutto. E quindi, appena l'ho vista questa, anche questa sul sito, me ne sono innamorato. La chiusura, anche questa, è... a magnete, e poi è super super fine, super super piccolina, perché questa è fatta più, diciamo, per bellezza, no? Si apre così, dentro c'è il codice, poi c'è l'etichetta, ma è fatto per metterci cosa? Il portacarte, un fazzoletto e poi, non lo so, il cellulare c'entra, meno male che è fine. Fatto sta che non la voglio riempire, quindi... la voglio così per tenere in mano. Mi piace, molto elegante, la userò, spero, anche per prossimi eventi. Mi sarebbe piaciuta di più con l'hardware oro, però non ce l'avevano. Ok, non l'hanno fatta. Ci sono di vari colori e anche in pelle coccodrillata, ma comunque l'hardware è sempre oro in questo modo, ed è per questo che poi anche la cintura l'ho presa con l'hardware oro, ed è per questo che mi sono creato poi tutto un intero outfit partendo da questa borsa. Raga, la amo. Questa non so quanto l'ho pagata. Questa dovrebbe costare 400 euro. 425 euro, se non mi sbaglio, ma comunque c'ho lo scontrino in borsa. Stavo editando il vlog e mi sono reso conto a questo punto che sembra che ci sia delle macchie qua nella borsa, e quindi l'ho ripresa subito e ho detto fammi vedere. Però no, raga, era soltanto la luce, vedete che è perfetta così. Eccolo qua. Speriamo ci siano scritti i prezzi. Ok, ce l'abbiamo. Allora. Sì, ok, ho sbagliato per poco. La pochette l'ho pagata 495 euro e sono molto contento, sono molto soddisfatto, ok, di questo mio shopping. E boh, la amo. Non lo so, fatemi sapere se vi piace questa borsettina, questa faccettina, che dovrebbe essere, si dovrebbe chiamare Uptown, e quindi, boh, mi piace, sono soddisfatta. Ora, secondo voi, io riuscirò a rimetterci questo qua dentro? Non penso proprio. Quella notte ti aspettavo in Saint Laurent, ero bellissima, bellissima. Cioè, adoro. Ora, ci devo prendere un po' la mano, perché effettivamente io di pochette non è che ne abbia mai usate molto. Però sì, sono molto contento. Mi piace, è bellissima, bellissima, la amo. Fatemi sapere se vi piacciono i miei acquisti di oggi, ma come ben sapete non sono finiti, perché stiamo aspettando il corriere e...
per completare il nostro outfit. Voi sapete che io, a me piace giocare con gli accessori super costosi e poi magari il vestiario un po' più così, no? Da fast fashion. E lo so che è una cosa brutta, però non lo so. Boh, mi piace, ok? Fare un po' e un po', perché sono dell'idea che gli accessori devono impreziosire l'outfit e quindi sì, vedremo. Quando mi arriverà il tutto, vedremo se avrò sbagliato le taglie oppure no, ennesimamente. Ma adesso, bando alle ciance, ciancio alle bande, questo per il momento è il mio shopping di oggi, aspettando gli altri. Sono molto contento, mamma, questi occhiali li amo. Bellissimi, bellissimi. E sì, il 2024 è l'anno Saint Laurent per me, dove l'ho scoperto l'anno scorso a fine anno. Ma bang, che belli! Non capisco come mai mi viene sempre questa luciona quando mi metto questi occhiali, però mamma mia, sembra un Parisien. E tra l'altro c'ho anche il maglione abbinato che è di Saint Laurent, anche questo, adoro. Comunque, stavo dicendo, Saint Laurent l'ho scoperto a fine dell'anno scorso, perché fino a quel momento lo lasciavo un po' più indietro, no? Rispetto alle altre marche, un po' più tamarre. Ma ultimamente è stata una bella scoperta, potrebbe diventare il mio nuovo luxury brand preferito. Chissà, vediamo, ho anche provato tante cosine, tante novità e boh... Avrei comprato tutto, ma i soldi non è che sono infiniti, raga. E direi che per oggi ho fatto anche abbastanza. Ora cosa dobbiamo fare? Ci rimettiamo il nostro giacchettin, andiamo al Carrefour, prendiamo qualcosa da mangiare, torniamo a casa e poi devo registrare un video, perché se no, se lo rimando ancora dell'altro, me mate. E poi aspettiamo insieme il corriere. Non ti chiedo dove sei finita, tu, non fa così. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Aggiù, che male. Vabbè, andiamo a fare la spesa. Allora, se c'è una cosa che mi calma, raga, in quest'ultimo periodo, è fare la spesa. Perché poi alla fine prendo sempre le stesse robe, no? Però mi piace. Quest'anno qui le uova non le vogliono far arrivare. Cioè, sempre le stesse. Ecco perché non le trovavo, le hanno messe di qua. No, vabbè, è morto! Ah, ci sono anche quelle Knam in realtà. Ma che bello! Vabbè, raga, basta. Ho preso queste due proprio perché, mi mancavano, perché... Tanto devo ancora fare la parte 2 delle uova più virali. E così ne abbiamo due in più. Adesso il Deca, che mi mancava stamani. Questo qua. Perché l'altro non c'è. No, questo costa meno. Ci siamo, decaffeinato dal 1905. Andiamo a pagare. My best friend delle cassiere. Adoro, stiamo a parlare minuti e minuti. E facciamo lo spacchettamento. Ma che spacchettamento? L'ho svuotata la spesa. Vedete che è un vero e proprio vlog questo. Eccoci qui. Qua. Allora, lezione ragazzi di... buona educazione. Se dovete richiedere una cosa e siete comunque fuori, in un pub, in un ristorante, in un bar, in un supermercato, chiedete sempre per favore. Ringraziate sempre quando vi augurano buona giornata e ringraziate sempre e comunque qualsiasi cosa, ok? Perché le persone sono a lavorare per voi e voi non siete a casa vostra. E adesso, ragazzi, ragazze, ragazze, svuota la spesa. Iniziamo dalle uova di Pasqua. Ho trovato inaspettatamente quella di One Piece, me l'avete richiesta in due più Diego, e quindi eccola qua, ce l'abbiamo. E poi ho voluto prendere anche un secondo uovo della Trudy, non è quello enorme, quello lo troverò, grazie che me lo avete detto su Instagram dove trovarlo, però l'ho voluto prendere fondente, quindi sapete che la Trudy è una delle mie marche preferite per quanto riguarda le uova di Pasqua. Due is better than one. Fatto sta, patatine, bauli albicocca per far colazione, altre patatine, ormai ci siamo, poi mozzarelline, il Deca, che è qua, la bresaola, che ci fa tanto bene, poi ho preso questo, il risotto alla parmigiana, probabilmente lo mangerò stasera, una maionese,
Le chewing gum che le avevo finite e sono un salvavita per quando esco. Pasta e fagioli, molto buona. Purtroppo non c'è la porzione per uno, per single, e ho dovuto prendere quella. I crostini classici. Poi mi sono preso l'asiago, molto buono, che buono, era da un po' che non lo prendevo. Lo stracchino nonno Nanni. Abbiamo anche una mozzarella Santa Lucia. E poi, ultimo ma non meno importante, le piadine, perché ormai nuova fissa. Oh, mi ha dato anche i nuovi bollini che andiamo a mettere subito. Subito, perché adesso al Carrefour c'è tutto il set da bagno. L'unica cosa è che ci vuole 800 miliardi di bollini. Io non ce la farò mai. Volevo prendermi il nuovo accappatoio, ma servono ben 45 bollini più... Quanti soldi, raga? Dov'è? Più 24,50 euro. Mi sono detto, ma scusate, ma me lo compro nuovo? Nel senso, ma di cosa è fatto? Adoro. Cioè, già che spendo per 45 bollini, mi fate anche spendere altri 20 euro? Lo vedete? Comunque, per il momento siamo a 13 bollini. Adoro. Ora mi preparo che devo registrare... registrare questo benedetto video e devo far presto perché alle 7, 7 e mezzo su per giù dovrebbe arrivare il corriere. Ok, ho registrato un video, l'unica cosa è che ora Mark mi ha dato un'altra notizia e quindi dovrò fare un altro spendezi che voi avrete già visto a questo punto se sarò riuscito a registrarlo, ma ormai lo registro dopo perché manca, sì, se continuo a guardare l'orologio che non ho, mancano 8 minuti e dovrebbe suonare il corriere, così vi faccio vedere l'unboxing anche dello shopping che ho fatto da Zara, vi faccio vedere l'outfit che avevo creato nella mia mente e poi piangiamo insieme perché farò schifo. È arrivato ben prima, raga, prendiamo il pacco. Speriamo che mi stia, ragazzi, perché l'ho comprato online. Anzi, ho comprato queste cose online perché qui in negozio non c'era, ok? E quindi speriamo. Dai che ho pagato anche la spedizione apposta per averla subito. Vediamo, al massimo poi cambio. Ma si potrà cambiare direttamente il negozio se non ce l'hanno il negozio? Come glielo porto? Ci penseremo. Mamma raga, oggi è tutto un fan. Meno male che abbiamo fatto shopping riparatorio. Anyway, eccoci qua, Zara. Andiamolo ad aprire. Ultimo pacco di oggi. Dov'è? Ecco, sopra aprirlo. Eccolo qua. E speriamo che il dio della moda me la mandi buona, speriamo che di non aver sbagliato le taglie, ok? Oh. Ho preso dei jeans nuovi, neri, skinny crop, che sono così, ma semplicemente perché ho visto che mi mancavano dei jeans neri che un po' lunghini, perché non lo so. Non so come mai, e quindi questi però non c'entravano nulla, ma arriviamo a noi, perché la cosa dell'outfit è questo blazer oversize, ok, un po' grigino, e siccome oversize ho fatto il test che taglia prendi e che taglia ti serve, sarebbe una M, ma dobbiamo provare adesso il tutto, quindi io mi devo mettere questo. Mi devo mettere la maglietta, raga, quella che di Saint Laurent, che è qua, e proviamo questo outfit che ho avuto in mente. I pantaloni per il momento mi tengo questi, insomma, arrivo. Ci sono quasi, raga, sto prendendo tutte le cosine. Ci dovrebbe stare, Ok. Mi sono messo anche la cintura, prendo la touch, prendiamo il occhiale. Come faccio ora? Avevo pensato a una cosina così, ok? Tipo, ok, bellina, no? La giacca è over, vedete, che comunque è mia. Poi la maglietta che è un po' più... casual, tutta bianca, c'è solo la scrittina qua,
poi nel caso in cui dovessi andare a chiudere il blazer, così ci può stare anche abbastanza lungo. Ora, i pantaloni ho messo questi perché sono quelli neri che già avevo. Gli occhiali, molto francesina. La cinturina è qua, ok? Molto, molto carina, mi piace. E poi la clutch, così. Mi manca solo le scarpe. Per le scarpe avevo pensato a delle sneakers bianche. Ora, avrei voluto comprarle di Saint Laurent anche quelle, però mi sono detto, sono uguali a quelle di Celine che ho e quindi vediamo. Ora vediamo se poi riuscirò a portarmi dei mocassini o se no farò il match col bianco della maglietta. Ok? Perché se no mi sembra di avere troppi colori effettivamente. Forse una maglietta nera. Vi immaginate se devo andarla a cambiare con la maglia nera? Perché mi metto mocassini neri e poi così faccio tutto nero con solo questo bianco. Non lo so, ma siccome lo voglio mettere questo, non sarà, spero, penso, un evento di sera, no? Ma sarà tipo della giornata. E quindi mi sembrava abbastanza serioso, ma al tempo stesso questo outfit anche da giorno, ok? Nel quotidiano, no? Carino. Può darsi, raga, non me lo bocciate, perché non è che sia molto convinto. Probabilmente la maglia nera ci stava meglio. Cioè, fatta così, però con la scritta bianca e nera. Non lo so, fatemi sapere voi. Avreste preferito una maglietta nera, così da fare nero, 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 grigio? Però poi le scarpe sono bianche. Io l'ho pensata bianca per via delle scarpe, per fare una cosa un po' più casual. Però, oh, l'ultima parola ce l'avete voi. Questo è l'outfit che avevo pensato. La clutch è super bella, magari la tengo così. Mi può piacere anche così ogni tanto. Boh, io sono soddisfatto, abbastanza soddisfatto. Mi devo fare muscoli, raga, però, boh, vediamo. Magari se no al posto di questi mi ci metto dei jeans o jeans neri. Boh, intanto fammi provare i jeans neri perché non si sa mai, metti caso che non mi stanno. Però insomma, l'outfit è questo, eh. Spero che non me lo bocciate. Ok, Fortunello. I jeans sono la mia taglia, sono un po' strettine, no? Ok. Però al massimo posso fare anche una cosa così, un po' più classico, cioè un po' più sportivo. Boh, vabbè, al massimo porto tutto. Aspetto comunque i vostri commenti. Ora, sono così i jeans, capito? Non lo so. Vedete? Ci sta, anche così, un po' più ragazzino. Boh, vabbè, basta. Devo mangiare, devo editare video, ciao. Oh, ma perché ogni volta che voglio fare un vlog sono sempre di corsa che devo fare 3.000 cose? Comunque, è tardissimo, quindi mangio, non ho tempo di far nulla. Meno male che ho comprato questo, poi prenderò un po' di secondo, tipo la mozzarella, un po' di formaggio. Guardiamo un pochino, 2 minuti. Nel frattempo però mi metto a editare il video, perché voglio che voi lo vediate subito. E quindi voglio che quando uscirà questo vlog, quello splendidatrice sia già stato. Lo voglio mettere entro mezzanotte, quindi mi devo muovere. Anche perché ho visto che quando si tratta di Chiara Ferragni o comunque notizie così super, caricando il video a mezzanotte prendo tutte le persone che vanno al lavoro alle 8, alle 7 e quindi se lo guardano lì prima di andare a iniziare la giornata e quindi vi do il buongiorno e quindi adoro, basta, ho da fare le ose. Ok, siamo a un buon punto. Ho dovuto metterlo in carica perché è scarichissimo, ma in tutto questo devo ancora mangiare il secondo, ma detto ciò, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per quanto riguarda il vlog. Io vi ringrazio per essere con me sempre, tutti i giorni, per farmi compagnia anche durante questa giornata che doveva essere relax, doveva essere shopping, doveva essere una celebrazione al mio lavoro, ma in realtà abbiamo fatto anche oggi 3 video, in uno, ma lo sapete meglio così, no? Significa che mi sto impegnando e che ce la metto tutta per far bene quello che devo fare. Detto questo, fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto riguardante l'outfit e le varie cose e fatemi sapere anche se vi piacciono i miei ultimi acquisti. Io non vedo l'ora di leggervi. Mettete mi piace a questo video per il ritorno dei vlog, dato che me li richiedete in tanti. Mettete like, mi raccomando, che voglio vedere l'apprezzamento non solo nei commenti quando non ci sono. Sostenete i vlog, mi raccomando.
Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Per oggi davvero è tutto. Ci vediamo domani. Ciao!